fino a quanto tempo c'era lo studio di Franco di fronte a lei? Non lo so dire, perché io ho letto dei giornali, ma non ero presente, non ero in sede in quei giorni, non lo so proprio dire. Cioè, quando, più o meno, quando è stato il periodo in cui ha smesso di visitare qui? Sì, quando c'è stato il baccano, perché poi ho letto sui giornali, non ho sentito, cioè poi dopodiché non ho sentito più nulla, tranne quel giorno. Poi non so neanche quando... Quindi non ha visto quando è venuto a togliere l'insegna, quando... No, guardi, non riesco proprio a dire, perché io sto poco tempo in studio. Ok, ma è entrando qui di fronte proprio a lei sul... Sì, sì. Posso chiedere la gentilezza di aprirmi questa porta, che io possa far vedere il portone dove stava prima il... Solo questo, non la disturbo. Non dipende da me, non si dispiace, perché questa proprietà è questo stabile è di una società che non c'entra nulla con... No, no, assolutamente, è proprio per questo. Non voglio diciamo, creare problemi a nessuno. Se si fa autorizzare, diciamo, dall'amministratore di questo stabile, ben venga, non ho problemi. Io, ripeto, poi in questo momento sto anche ricevendo discussioni. D'accordo, la ringrazio, salve. Tino, hai sentito? La società che detiene questo stabile evidentemente non sapeva di aver affittato, vieni a vedere Tino, di aver affittato quell'immobile là al dottor... Questa porta qui al dottor Francesco Franco. E ha esercitato, hai sentito, fino a quando c'è stato il baccano. Dopo il baccano, non appena le situazioni sono diventate un po' roventi, del resto gli stiamo bruciando un po' i posti vari dove ha esercitato, esercita e sta continuando a esercitare, è andato via di qui. Non sappiamo se è stato mandato, è andato via, sta di fatto che qui non esercita più il dottor Antonio Francesco Franco, Aesthetic Franco. Del resto, come vedi Tino, non c'è più neppure l'etichetta che ci segnalavano, via De Rossi 200, quindi se leggete su qualche profilo ancora attivo via De Rossi 200 o vecchi profili, sappiate che qui non lo trovate più il dottor Franco, tant'è che non dà più appuntamento in questa zona. Ma noi siamo qui non per parlare di Antonio Francesco Franco in questo caso, ma per parlare della moglie. Eh sì, anche lei con dei trascorsi dubbi e con un presente molto incerto, nonostante la si veda anche nelle storie su Instagram, perché sono spregiudicati, la si veda mettere mani sui pazienti, mettere punti, togliere punti, fare liposuzioni, con grande evidente pericolo. Abbiamo ricevuto recentemente una segnalazione rispetto all'operato di Catalina, questo il nome della consorte, e vorremmo leggervi questa lettera che ci è giunta in modo tale da condividere con voi le informazioni che abbiamo ricevuto. Buongiorno Antonio, sto seguendo con molta attenzione le interviste inerenti agli interventi effettuati dal fantastico dottore dei Buongiornissimo, dottor Antonio Franco. Stiamo facendo una liposcultura. Anche io sono emozionata, non vedo l'ora di iniziare. È la nostra paziente che ci deve operare. In generale, questo si esegue in The Hospital. Sono una miracolata, per la paura che mi ha preso il giorno prima dell'intervento non mi sono più operata ed oggi anche io sarei stata una vittima. Ho fatto una consulenza a marzo del 2023 per il mio addome. Il dottor Franco in sede di visita era con la moglie, la dottoressa Bizziga Catalina, una donna bellissima. Mi fu consigliata un'addominoplastica che avrebbe seguito la dottoressa, con ovviamente anche il supporto del dottor Franco. Vista la giovane età della dottoressa, mi videro un po' perplessa e mi fu detto che la dottoressa in Romania si occupava anche di trapianti di fegato. Questa cosa ci è stata riferita anche da Nicolas, il primo paziente intervistato da noi, ci riferì questo stesso particolare. Mamma mia, trapianti di fegato. Cosa vuoi che sia un po' di grasso, giustamente? Se fai trapianti di fegato, asportare un po' di grasso, che cosa vuoi che sia? Come bere una cannuccia. Fortunatamente un incidente d'auto
è stato meno pericoloso di quell'intervento non fatto. Ho continuato a seguire le storie su Instagram sempre con quella tristezza di non avere ancora fatto l'intervento e un giorno mi trovo su YouTube l'intervista di una signora di Napoli fatta da te, nella quale raccontava tutto il suo dramma per quell'intervento e da lì, come una serie TV, ho seguito tutti i casi da Nicolas, Daniela, Irene, Marilena e in me saliva la gioia di essermi risparmiata un inferno. Un giorno mio marito, che è un diffidente di natura, mi dice: ma sei sicura che quella fosse un medico? Allora abbiamo iniziato a fare qualche ricerca, così come abbiamo fatto noi, non è che ci fidiamo della prima informazione qualunque che ci viene data. La dottoressa Catalina ha conseguito una laurea in Romania nel 2019, come il dottor Franco. Ma la cosa che mi ha lasciata di sasso, e ho pianto ore ed ore, è che la dottoressa in questione è iscritta all'Ordine dei Medici di Trani, Andria e Barletta, da novembre 2023. Mi sono detta: ma com'è possibile che le storie raccontate da Nicola, Sirene e le altre donne sono tutte antecedenti novembre 2023? È una domanda che si sono fatti in tanti. Vuol dire che la dottoressa ha operato in modo abusivo e lui era suo complice e la favoreggiava. Si tratterebbe di esercizio abusivo della professione medica e ovviamente evasione fiscale, calcolando che il nero era uno dei colori preferiti ed è ancora uno dei colori preferiti. Cioè, quando Daniela si è definita cavia, ho avuto i brividi, ma qui ho capito che ad un certo punto lui procacciava cavie a lei. Qui si parla di addominoplastica, blefaroplastica, liposcultura, interventi che può fare solo un medico e lei non lo era. Una persona non iscritta all'albo non può nemmeno entrare in sala operatoria, non può fare consulenze su quale intervento fare, né togliere punti, né tantomeno fare un'addominoplastica a quattro mani. Ecco perché il nome di questa donna non compare da nessuna parte, in nessuna cartella clinica, perché doveva essere un fantasma. E invece noi abbiamo avuto certezza da alcuni pazienti che lei abbia effettivamente operato e messo mani, ma del resto si vede anche da alcuni video, da alcune storie postate su Instagram. In Italia puoi fare solo dottorato di ricerca, non mettere le mani addosso ai pazienti. Sempre perché sono curiosa, ho contattato due delle persone che ha intervistato ed entrambe hanno confermato di essere stati operati da lei, chirurga rinomata. Rinomata da chi? Non si sa. Ma anche noi abbiamo verificato che alcuni dei pazienti da noi intervistati hanno detto proprio di essere stati operati da Catalina. Ti chiedo cortesemente di indagare, lo abbiamo già fatto e ti diamo ragione, perché io come cittadina non ho titolo per fare nulla, ma tu che sei un professionista che ci mette la faccia e soprattutto il naso nelle cose illecite vai fino in fondo, perché questo film che sto vedendo sta diventando veramente folle. Ti scrivo in privato il suo numero di registrazione all'albo e tutti i suoi dati e anche il nome delle persone operate da lei prima di novembre 2023. Così verifichi la veridicità delle mie parole. Invito chiunque abbia vissuto un dramma con questi balordi a denunciare e lasciare la propria testimonianza, perché solo così possiamo fermarli. Con affetto, una miracolata. Effettivamente, Tino, ciò che racconta questa donna risulta vero rispetto alle indagini e alle ricerche che abbiamo fatto. Dunque, come abbiamo detto anche nei confronti del dottor Franco, questi due hanno esercitato la professione facendo cosa? Trasformando delle donne incoscienti di ciò che stavano facendo in vere e proprie cavie. Hanno usato i corpi di questi pazienti per impratichirsi della liposcultura, per impratichirsi di tutta un'altra serie di strumenti per poter lavorare come chirurghi plastici ed estetici, salvo poi denigrarli in alcuni video, ma su questo capitolo vi racconteremo qualcosa di folle, veramente folle, mentre stiamo per andare all'Ordine dei Medici a consegnare tutte le interviste, tutto ciò che abbiamo scoperto, in modo che possano fare degli approfondimenti e capire eventualmente se e come poter intervenire. Sbrigatevi! Sbrigatevi, perché purtroppo stiamo perdendo molto molto tempo. Stiamo però di contraltare, avendo la possibilità di svelare nuovi e importanti particolari di una certa
croccantezza. Del resto, piace a noi. Come piace a noi, del resto il crunch in questa storia lo hai sentito. Come se lo hai sentito. L'Under Pig ci lasciamo i denti. Meno male, non ti far fare il ponte da lui, per cortesia. Per ora, e solo per ora, è quasi tutto. Quindi non è solo Frank, è pur Catalina.